Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraco, se preferite, bentornati su Code Vein. Dopo lo scorso episodio in cui siamo continuati ad andare avanti all'infinito. Allora, abbiamo diverse cose da vedere perché abbiamo trovato quella chiave che probabilmente servirà abbastanza all'inizio. Dopodiché abbiamo altre cose perché io pensavo che quel teletrasporto ci dà da un'altra parte, sì, ci porta da un'altra parte, però non è primario in quanto lo stage continua. Quindi vediamo un pochino di che morte morire, detta come va detta. Il boss l'abbiamo ucciso, è stato abbastanza pietoso come boss in realtà, cioè bastava capire qual era l'angolazione giusta. Cioè, una volta capita l'angolazione, è imploso il poveretto. Allora, la porta è chiusa a chiave. E quindi non è quella la chiave. Atlante, Atlante, Atlante. Tentazione tenace, guardia prosciugante. Abbiamo quelle due passive. Dovremmo imparare. Abbiamo 69.000. Abbiamo 69.000 però, ragazzi. Sì, oltre al fatto che quest'arma non ha senso di esistere per quanto è potente attualmente. Con 69.000 possiamo finire Prometeo. Ah no, l'avevamo già imparata. Ho già imparata. Atlante. Molto curioso di questo, perché vuol dire che rende tutti gli attacchi OE. Questa è tanto bella. Questa, volendo, può essere una bestia se la sai usare. Cioè, questa abilità, mitrice spietata, può essere bestiale. Artemide. Costa tutto tantissimo. Se va a imparare, non faremo nessun livello, come mi pare giusto. Allora. Il mio obiettivo adesso è un attimino finire a sto punto Prometeo perché solo che non si può imparare e neanche danza di spade. Torniamo un attimo a Prometeo. Forza B più destrezza B. E non possiamo. Ah no, lo possiamo usare. Ma abbiamo abilità lenta naturalmente. E non penso che cambiare. Cambi qualcosa. Allora io lo spadone candido me lo tengo. Mi metto però la falcetta. Nostra cara falce dell'assassino. E poi voglio tenermi. Danza di spade terra. Ed è una passiva. Allora, bisogna di un nemico scarso. Quanto indietro siamo tornati? Siamo
tornati tanto indietro, no? Qua siamo tanto indietro. Siamo troppo indietro. 81. Voglio capire un attimino, a rischio di morire, quanto aumenta il nostro attacco, questa abilità. Allora, e qua. No. Ho trovato che c'è ancora quello, ora che ci va. Sì, ma, no, 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 wait one second. Qualquadra non cosa. Ho sbagliato teletrasporto qui andare. Perché noi avevamo, cioè, io ogni volta che morivo, rinascevo, quindi. Qual è il falò, tra virgolette, giusto? Non è neanche questo. Assolutissimamente no. Succede qualcosa di strano, mi pare. Questa è l'entrata. Questa è la torre. Questa è la seconda torre. Questa è la torre interna. Deve essere la stanza sbarrata, ma. Ok, ragazzi, non sono solo che mi suonava il cellulare, non capisco. Perché. Ah no, aspettate. Ecco, ero un po' confuso. Allora, voglio capire un attimino quanto è davvero buona questa abilità. Vieni. Io però non vedo buff. Allora, pensando che noi siamo già in buff, quindi 595 danni col buff che mi permette di. Perché ce l'ho equipato, no? Tecnicamente. Ne provavo tosto. Assolutamente no. Assolutamente no. Non vedo potenziamento alcuno. Quindi come cavolo funziona? Devo attivarla, probabilmente a sto punto. Pare l'unica spiegazione. Cioè che comunque non sia una vera passiva, ma funzioni comunque con danza di spade. Quindi per cui io debba fare danza di spade, che è partita. E cosa fa? 5,95. Sei 85. 100 danni in più, quindi. È una cacata. Sinceramente, è una cacata assurda. Spiegami un secondo. In che modo dovrebbe essere utile? Cioè, danza di spade dura uno sputo. Oddio.
Oddio, in realtà con l'arma giusta, e noi un'arma carina l'avevamo o sbaglio, che volevo provare. Questa che è? CB. Comunque è bella tosta, 602 CB. In Fatrol però. No, non mi mette in Fatrol e posso buildarmi forza destrezza. Destrezza. Allora, la domanda è: sono una o due mani ste robe? Siamo a 6,55. Il problema è che non ha senso però, perché comunque Prometeo l'abbiamo finito di fare. Cioè, Prometeo è finito. Se queste due abilità non si possono passare, Prometeo non è un qualcosa che dobbiamo allenare. Qua mancano. Qua, baluardo saldo. Difesa dell'arma. Cioè, si provi inutile. Oscuratore. Scusami. Grazie. Proviamo oscuratore a sto punto. Questa sarebbe la bellissima bellezza, ma non possiamo aver tutto dalla vita. Allora, oscuratore quindi. Destrezza che è la più alta che attualmente abbiamo con destrezza. Cazzi. Mercurio ha destrezza più e forza ha. Buongiorno. Vabbè, Atlantis è più in forza. Però ok. Quindi dobbiamo muoverci con armi destrezza. Quindi per cui qua abbiamo forza destrezza. Forza vitalità che non serve a nulla. Piuttosto mi metto qualcosa da imparare. Un vero buff veleno, destrezza, forza destrezza, attacchi prosciuganti più. Riduce il consumo di vigore delle schivate. Non è che mi dispiace tanto. Impulso d'ombra. Non mi serve a nulla. Ah vabbè, sì. Il problema è che cinque quarantanove 377. Siamo piccolini. Siamo molto piccolini. Però, dardo gelido, colpo velenoso, no. Impatto, no. Dov'è? Ruggito sanguinoso. Veramente ruggito, ok. Ne avevo un altro, mi pare, da...
No. Non durerà molto beh, qua possiamo metterci però qualcosina. Cosa? Bella domanda. Colpo velenoso. Allora, proviamo questo nuovo attacco. Dobbiamo assorbire un pochino più di cuore, altrimenti qua la famo fatica. Sappiatelo. Però lo sapete, anche se è una blind, miro al platino. Sono comunque dei. Comunque abbiamo imparato una cosa, ci sono comunque a prescindere dei doni che non puoi mettere fuori da una classe. In quanto con la danza di spade, salvo non ci sia un modo. Dai, fammi l'attacco, dai, 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 dai. Ma dai, forse vi inizio a conoscere un pochino a voi, sapete? Non so se per questo cosa, ma. Qua ho fatto un po' una cazzatella. Qua ho fatto un po' una cazzatella. Però sì, dai, potenziamoci questo. Che non mi ricordo quanta strada c'è per anche non ricominci l'inferno qua, per piacere. Cioè, facciamo le cose come vanno fatte, per cortesia. Pensavo di essere morto, ma a quanto pare non è ancora la mia ora. Sì, solo che adesso è una rottura di scatola, dover tornare lì. Oh signora, no grazie, non ho voglia. Ah, vabbè, sei tu. Sono morto comunque, forse con l'altra arma facciamo leggermente più veloce. Ha comunque 200 e passa di base power in più, non è ghiaccio, quindi utilizziamo l'altra per il momento. Non che mi importi qualcosa aver perso quelle anime in realtà.
Solo che sono già passati 20 minuti e non abbiamo fatto un passo avanti in questo episodio, quindi. Ah, bellissima sta morte. Sta morte del nemico è stata fantastica. Solo che rimane una rottura di scatole, cioè. Vabbè, in realtà dovrei poterla se non faccio l'idiota. Ora non la voglio proprio affrontare. Dicevo, se non faccio l'idiota adesso in realtà mi dovrebbe bastare far. È comunque un bel aumento di difficoltà secondo me sta zona. Perfetta per farmare e cioè hanno creato delle zone di farming stupende, perché questa è una zona di farming stupenda. Cioè, farmi ferri, acciai e un fottio e mezzo. No, non ho mai visto. Cioè, non mi avevi davvero visto? Carina quest'arma comunque, eh. La cosa è che devo capire se riesco a fare una cosa abbastanza veloce da unire questo attacco subito dopo quell'altro, perché. E se riesco a fare la combo li quasi uccido. Quando posso attaccare così, tipo fare. Tac. No. Che è il tuo limite di agro? Impossibile, mi avete seguito fin più lontano. Il problema è che consumo un quantitativo di stamina assurda come arma. E questo attacco è lento come la morte. Sì, tanto possiamo spendere tutto le cariche che vogliamo, che là due ci sia una boss fight o roba genere, del genere. Allora qua. Poi non hai una combo vera te. Tristezza. Ok, vediamo un attimino. Intanto si sta almeno. Sì, si sta un bel risalendo, ottimo. Ok, vediamo quindi cos'è questo vestigio perché sono abbastanza curioso. Vediamo un attimo cos'è a sto punto perché. Ti trasporterai in un'altra area perché è un vestigio speciale. Ok. Speciale di che genere? Perché è speciale? What? Ok.
Silva. Ah, un vestigio. È un ricordo. È un ricordo che ci manda già. Perché ci manda già? E quello è Silva, il famoso Silva. Che penso sarà un boss più avanti. Probabilmente finirà per corrompersi. È già corrotto e rimane in forma umana. Beh, tra l'altro lo dico, questo è anche Guturo Kenshin, cioè questo qua mi sembra tanto Shin. Ok, e cosa mi dà tutto ciò? Io penso a portarsi chissà in che luogo. Quella è la regina. Cazzo. Oh signora. Quella ha fatto male. What? Cosa? Dove? Cosa? No, Ok, siamo noi. Siamo stati uccisi. Alla cattedrale. Nel ricordo. Certo, ma... Cosa? Ok. Inizio ad avere delle teorie di cosa potrebbe essere accaduto. Questo è opzionale? Sto facendo un po' di fatica a capire cos'è opzionale e cosa non in sto gioco. Grazie Karen, ma... più domande che altro. E Priscilla intanto ha svuotato tutto, distruggendo questa stanza in vari modi. Quello è Silva.
Davvero? Ma davvero? Quello era un vestigio coi nostri ricordi. E questa è Silva. Allora. Ah! È quello di. Come si chiama? Il film là. Oddio, non me lo ricordo. È uscito da 2 anni fa, però. Vabbè, avrete capito di chi sto parlando. Cioè, perché? Capisco. Non me l'aspettavo. Tutto mi sarei aspettato non è questo. Quello probabilmente era un nostro vestigio? Non è che noi saremo quelli che lo bevono e non lo rigettano. Ok, interessa. Quindi è un'altra area. È totalmente un'area nuova. Assolutamente sì. Totalmente una nuova area. Con probabilmente nuovi nemici, nuovi oggetti. Che poi. Oggetti no. Non penso neanche sia tanto grande, dovrebbe essere molto straightforward. O almeno io la fa. No, sti cazzi, straightforward. Questi. Ah, sì. Cartuccia congelante. Beh, sì, mi sembra molto. Molto tranquilla. Cioè, un corridoio. Non penso possano fare in area che siamo, perché qua non dovremmo poterci tornare. Non avrebbe senso potersi tornare. Potrebbe essere il leggendario episodio questo, ragazzi. Siamo già a 34 minuti, ma sento che potrebbe essere. No, sti cazzi, perché sono 20 minuti di vuoto e poi. Però dai, se è molto storytelling. Magari dura 1 ora e 5, 1 ora e 10. O 1 ora e 20, 1 ora e 40.
Mangiare o essere mangiati, uccidi o vieni ucciso. Fatato comunque di il sorrisone, però la vera bocca è sempre, sempre triste, sempre, sempre depresso. Quindi questo sorriso serve a poco. Che poi questa sarà l'unica serie con D in cui faremo probabilmente un vero e proprio gameplay. E poi c'è un rischio. Cosa compro? Regali. Ma davvero? Game. Sinceramente parlando, come moveset fa cagare. Posso dire la mia, cioè. Come moveset non ci siamo proprio per quest'arma. Oh Cristo. Cioè qua può finire molto male in base a... Se mi riesco a far beccare solo da quello. Cosa? Ma non scherziamo. Un secondo solo, ragazzi. Rieccomi, scusatemi. Allora, in realtà ci sono due strade. No. Sempre una. Ah, di nuovo ho suonato il telefono, ma a questo giro devo rispondere. Vabbè, abbiamo capito la sua. Che è proprio brutta come arma però, ragazzi. Che è proprio brutta. Cioè, ditemi quello che volete, ma non mi piace. Peccato perché... È una katana. E io alla fin fine sti giochi sono un dexfag. Mi dispiace dirlo. Aia, cavolo, date 1.300, siete belli tosti. E meno male che ho detto diramazioni no. Qua
Quante ce ne sono già? Ottimo proprio. Quanto può essere figa un'arma simile, ragazze. Poi perché non ci si innamora subito di certe armi? Poi, sinceramente, so già che nella seconda run un'arma simile non. Dicevo, so già che nella seconda run un'arma simile non andrebbe minimamente bene. Quindi nulla. Quindi voglio approfittare e godermela finché posso. Certo, spero ce ne siano altre di falci, che non sia solo questa. Ci rimarrei non male di più fosse solo questa. Però. Allora, te voglio vedere. Se te manco ci arrivi. Te manco, capisci cosa ti è successo? Perfetto. Anche qua un'altra scala. Non ti piace, no? Chiave della caserma. Cosa sei? Roba resistente, mi viene da dire. Roba molto resistente. No. Non ci siamo minimamente capiti noi. Non avete capito nulla. Si possono. La madosca. La madosca. Quelle sfide sono insensate sotto molti punti di vista attualmente. Con sto setup non sono minimamente in grado di affrontarle, innanzitutto, quindi. No, stavo pensando alcune cosine, ovvero se è il caso di andare subito a potenziarmi l'arma o ero certo se andasse di qua. Ma là manca un'intera parte comunque. Questo è uno shortcut. Ah.
No, fino a un certo punto perché è un classico martello. È un classicissimo martello. Beh, potrebbe esserci il collegamento qua. Ci sarebbe anche il collegamento. Quella è acqua. Quella è morte. Ma va? Sul serio non lo padroneggio? Non l'avrei mai detto. In realtà potrei aver fatto una cazzata perché sapete che non sono sicuro che qua sia un posto. Infatti, c'è il mondo. 46.000. Quasi quasi vi dico. Proviamo almeno. Dov'è? E qua? T'ho visto, cazzo credi? Forza. Cioè, detta come va detta, quindi mi stai a dire che per vincere questo devi farti le cose barate. Cioè, questo è il messaggio che mi stai mandando, gioco, lo sai, vero? Per vincere questo devi metterti le cose barate, perché grazie al cazzo che ho vinto. Cioè, bisciottavo quasi ciccioni. Ho one shottato con un plunging attack la tizia. È così che si fa. Quanto mi faccio totalmente schifo come arma, è comunque è la più efficace finché non continuo a potenziarmi la falce. Sinceramente.
Ho visto. Sinceramente, boh, sono un pochino perplesso perché non è stata facile, ma neanche chissà quanto complesso. Quindi, boh, avanti. Ah, sarà sotto probabilmente. Togli un fottuto equilibrio però come arma. Farà pena. Avrà un moveset del cavolo. Non ho visto che cavolo. Uè, uè, uè. Dicevo, avrà un moveset del cavolo, farà abbastanza pena, almeno a me fa pena come arma, però togli tanto equilibrio. È abbastanza innegabile. Due per. Qua si muore. Io mi sono andato a infognare in un bel problema. Mi viene da dire. Perché non è la scala che avevo visto prima. Questa non ho la meno idea di dove porti. Questo mi sta leggermente sfuggendo di mano comunque. Sta decisamente leggermente sfuggendo di mano. Guarda dove. No, sti cazzo. Fermi, fermi, fermi. Non ho altro a dire se non. No. No. 87.000. Me lo sentivo, posso dirlo? Che me lo sentivo che sarei morto malamente. Bene. Allora, abbiamo diversi shortcut e vari. No,
però 87.000 non li posso perdere, ragazzi, no. Cioè, ci sono 100.000 core là. Per piacere. Allora, stiamo solo attenti a non attivare quel robo. Questa è l'unica cosa che sto attenti. La so che c'è. Non devo attivarlo. Questa è l'unica cosa a cui devo stare attento. Ma ho scherzato perché devo stare lontano. Ma dov'è? Mi è venuto un dubbio. Allora, per vedere se sto dubbio togliere basta. Basta ammazzare quello là. E il dubbio me lo tolgo. Non mi pare. Ok. Ho avuto dei danni per togliermi questo dubbio, ma non mi pare che ci sia l'accesso per togliere, per arrivare a questo muschio qua, che a questo punto qua cerca di capire dove cavolo come cavolo si raggiunge, perché qua mi dice che c'è. Sarà qua sopra a sto punto. Eh sì, è là sopra. Sarà sopra. Sì, non è una scala, questa è una scala dall'altro lato, raggiunge la robe simili. Ma poi qua cosa c'era? Qua ce n'erano due sfigati. Intanto però, se questa è finita, aumentiamo un po' i dannini, ok? Perché così li trisciotto. Trisciottare non è un male. C'era bisciottare i cani, trisciottare un po' di roba, non è di sicuro un male. Poi, qua è dove sono andato prima, che però dovrebbe essere direttamente, esattamente, direttamente collegata. Qua c'è quella zona e qua è dove ho perso tutto. Perfetto, 102.000. 102.000 sono tanti, ragazzi. Eccoci qua. Però tecnicamente qua non mi serve un cavolo, perché no, sti cavoli non mi serve un cavolo. Quell'oggetto là l'ho lasciato proprio così. Allora. Bene.
Tranquilli, c'è il punto di salvataggio. Proprio tranquillità. Un liscio che la metà basta, ma va bene. Ok, perché pare che io qua abbia comunque lasciato un oggetto. Azzo, non ho lasciato solo un oggetto. Fanculette di Bruxelles. No, non ho lasciato un cavolo. Queste sono pericolose comunque. C'era un punto di salvataggio, perché non mi sono fermato e sto andando avanti? Tanto devo solo prendere quell'oggetto, non c'è nient'altro. Cos'è quello? Che è sto posto? Qua si scende, proprio penso che chiunque. Non capivo come ho combattuto, però va bene, te proprio ti sei arreso alla vita. Dicendo, io tutto mi sarei aspettato, tutto quanto, tranne che ci fosse un'area così vasta. Questa è una in parte piacevole, in parte inquietante. Chiave di serranda vecchia. Dai. Ma sì. Ne è valsa la pena. Ne è assolutamente valsa la pena. Ok, quindi qua da dove sono venuto, qui non c'è un emerito nulla. Qua c'è il punto di salvataggio. Che se tanto mi dà tanto. Ah, guardate come le cose tornano. Ah, che era alla fine il posto che ho visto. Nel fondo, ok. Ecco qua. Molta calma adesso, ragazzi. Molta calma. Molta, molta calma. 118.000. Diciamo 118.000, no grazie, eh. Non intendo assolutamente buttarli nel cesso. Iniziano a essere un quantitativo abbastanza importante del momento di fare dei seri level up. È il momento di fare seri level up. Poi capire dove andare perché abbiamo due diversi posti. E penso che l'episodio finisca qua comunque, ragazzi, ve lo dico perché inizio ad avere tante cose e non sto trovando più classi. Facciamo qualche ricordo e poi l'episodio finisce qua. Un episodio sotto l'ora ce l'abbiamo fatta, circa, in realtà siamo sull'oretta, però è abbastanza più corto. Però te non ce l'hai. Allora, voglio portare avanti lo spadone candido. Migliora. Titanio della regina, naturalmente. E poi posso iniziare con te. Ok.
Noi ci siamo. Portare su questa. La potrei portare a più 6, però boh. Boh. Non mi piace come arma, quindi direi di no, anche perché si pagava una differenza abbastanza sostanziale. Piuttosto, se devo scegliere cosa migliorare, mi miglioro questo. Chiaro che di scaling da far schifo, però mi sta piacendo usarlo, quindi non vedo perché no, abbiamo finito totalmente. E le possiamo trasformare in realtà in elettriche. Che non ne vale assolutamente la pena, però possiamo farlo. Bardichedoni. Allora, voglio cercare di capire un secondo qual è la strada da fare. Indaga sulla cattedrale. Questo che stiamo facendo è secondario. Quindi mi stai a dire. Ah, vendi il ferro ora. No, lo vendevi già. Hai però aumentato, roba di cui non me ne faccio nulla. Ok. Carino. 1000. Ah, ci abbiamo. Sempre, direi. Non ho la minima idea. O meglio, in realtà eccoti, te una cosa che vuoi là. Come 4. Per questo mi è passato ogni voglia di provare a darti la roba, sinceramente, perché non sono più sicuro. Ah, dormivi. Ma avere dei vestigli, no? Abbiamo un Hermes. Che ci prende poi anche l'Hermes 3 e abbiamo quelli dell'oscuratore. Perfetto. E abbiamo Iside. Però Iside. No, andiamo così. Così ci finiamo poi Hermes a questo punto. Appena finiamo l'oscuratore, perché avremo l'ultima abilità dell'oscuratore. E poi ci finiamo a Hermes. Bene. Ah, questo è lunghetto. Almeno 3 ce ne sono. At least 3.
諦めるべきタイミングなのかもか。ねえ、デイビス。昔のことは忘れて、私と歩いていくことはできないかな。海。そうだよね。何言ってるんだろう私。ごめん、忘れて。 Vede come tutte poi si collegano. Cioè, qua parla di. Non mi ricordo come cavolo si chiamava il cino. Però ragazzino. È tutto collegato. Questo è fatto bene. Cioè, possono stuccare, però sono evitabili. Sono tutti collegati. Lei volevo finirla assolutamente come classe, che mi interessa decisamente. Quindi, bene, dai, sono felice. Sta andando bene, sta andando decisamente bene. Piuttosto e anziché no. Ah. Hermes, eri tu? Allora così così su quanto mi interessi. L'abilità che mi interessava è quella della ragazza, non le tue. Oh, signore. Però interessante. Aspetta un secondo. E in questo modo noi possiamo vederci. Ah, no. Non l'abbiamo. Non l'abbiamo. Sono necessari. Sono necessari, ma non sono solo quelli, dobbiamo anche trovarli. Ok, e quelli si trovano probabilmente nelle profondità. Vediamo un pochino chi è questo oscuratore. Non era una persona ben voluta. Abbastanza Jack. Cosa? Cosa? Questo ricordo è un po' diverso, la mia impressione. Sì. Questo ricordo è decisamente diverso, molto più enigmatico. Cioè, non sappiamo nulla di sto tizio. Va bene. Cioè, capisco. Va bene, ok.
E abbiamo Iside 2. E abbiamo Iside 2. È durata comunque più di un'ora e venti. Ah, bello. Aurora. Silva. Oddio, Iside, quindi è Aurora Silva? Però noi non abbiamo o l'ho saltato o con molta possibilità si troverà in questo ricordo. Aurora. Il sangue della Queen, quindi. Abbiamo visto quanto è andata bene, no, ragazzi? Scusa. Ok, allora va bene. Detto questo, abbiamo comunque due strade. A sto punto finiamo i ricordi di D. Penso che siano la strada secondaria. Noi ci vediamo. Dovremmo averli rigenerati tutti. No, Spira di Indra. Aurora Valentino, esatto. Elettrico. Elettrico. Artemide mia. Ok. Ok, andiamo a imparare questa abilità, queste abilità che abbiamo appena preso, così poi ce li platiniamo per bene. E poi si torna alla sofferenza. Allora, acquisisci oscuratore. Questa sembra carina come cosa. E poi Hermes. In realtà ne abbiamo imparato uno. Ma quale abbiamo imparato? Cioè, stabilità da sola mi porta a
a mettere momentaneamente dopo Hermes. Ho ancora molti dubbi sulla tua esistenza, ma va bene tutto, va bene tutto. Alla prossima, ragazzi.